Buongiorno a tutti. Prego, sì. Vi do il benvenuto a questa Assemblea Internazionale di Città Slow da Orvieto, la nostra città meravigliosa che, come tutte le città del mondo, stanno faticosamente uscendo dal periodo più buio, credo, della nostra vita. Ma usciamo da questa pandemia con una consapevolezza in più, che i nostri borghi, le nostre realtà, la filosofia di Città Slow rappresentano davvero un antidoto, hanno rappresentato e possono rappresentare un antidoto alle emergenze che purtroppo ci troviamo ad affrontare. Abbiamo visto come i nostri borghi abbiano rappresentato davvero qualcosa in cui la qualità di vita può essere una soluzione e assolutamente una motivazione per vivere qui e per vivere nelle nostre realtà. I nostri giovani sono rientrati per la pandemia, però hanno riacquisito anche il piacere di vivere in una realtà straordinaria, con una qualità ambientale straordinaria, con una qualità sociale straordinaria, turistica, culturale. Quindi io credo che in questo momento la filosofia di Città Slow abbia davvero assunto una importanza maggiore, se non diciamo assolutamente maggiore del passato. E credo che i nostri governanti e anche noi che governiamo dobbiamo fare i conti con questo, con nuovi investimenti, con nuove possibilità di creare qualità di vita ancora migliore nelle nostre realtà e soprattutto di renderle luoghi di residenza e non solo luoghi di turismo. Le nostre realtà sono molti luoghi di turismo, ma la nostra intenzione anche come amministrazione e la motivazione con cui stiamo lavorando molto incessantemente è quella di renderli luoghi di residenza. Abbiamo visto paradossalmente come la pandemia abbia spostato un po' l'attenzione sui nostri borghi e abbia fatto capire quanto possano essere soluzioni alle grandi metropoli. E quindi dobbiamo investire su infrastrutture materiali e immateriali e dobbiamo cercare, ecco, di far capire che queste nostre realtà, la filosofia Città Slow, è ciò che può muoverci e che ci può dare davvero la soluzione a tante questioni difficili che noi ci siamo trovati ad affrontare. Quindi buon lavoro a tutti, è stata una settimana e un periodo molto lungo per Città Slow, ho visto tutta la serie di iniziative che sono state fatte, però io credo che finalmente, dico, abbiamo acquisito la consapevolezza di cosa significa essere una città slow e di quanto possa essere importante per il futuro vivere in città come le nostre. Buon lavoro a tutti. Grazie. Thank you. Grazie.